Pa, mi porti a mangiare qualcosa stasera che ho una fame della miseria. Va bene, dai. Stasera, ragazzo mio, porzioni giganti. E dai, andiamo, va. Che c'ho un certo languorino anch'io, va. Andiamo, va. Allora, stasera, come vi ho fatto ascoltare prima, porzioni giganti. Adesso sto cercando di prendere il telefono per farvi vedere come al solito, perché ormai ho capito che il mio format deve essere quello, cioè vi faccio vedere nel telefonino dove andiamo. Fermi lì che adesso lo cerco, non vi muovete, tanto te filo lo metterai tutto come al solito, non vedo niente perché non ho messo gli occhiali. Fermi, che adesso lo scrivo, così ve lo faccio vedere. Allora, ci siete, ecco. Allora, stasera, porzioni giganti, qui ragazzi, Brasserie Amarcord, Rimini, via Lago Maggio 136, Rimini. E stasera siamo con la famiglia al completo. Infatti stasera sono con mio figlio, sono con la Lori. Yuhu. Eccola. Cali. Calito. E quindi stasera abbiamo anche la stronzettina. La stronzettina poi lo è. E dai, andiamo, va, che adesso vi faccio vedere dove. Ho deciso che prenderò più a Cali di me e la Lori, perché lei è lei. Ecco. Vedi. Non lo vede perché è faccio. Oh, porino. Ma questa qui è via Lago Maggio, ragazzi, è la Brasserie, attraversiamo, se non ci danno una ruotata, via, e la Brasserie è lì, ce l'abbiamo davanti agli occhi, là, dietro quello con la bicicletta. Ecco, adesso c'è un altro incontro fatale, fermi tutti che adesso abbiamo un incontro con un bulldog francese, attenzione, ecco. Che carino, eh? Femmina, sì. Anche lei, sì. Ciao, piccolato, ciao. Ciao. Eccola, Brasserie Amarcord. Oh, ragazzi, mi sono dimenticato di dire una cosa. Nella famiglia c'è anche un'altra persona molto importante per me. È lui. Rocky, Silvestre Stallone, è lui. Questa è la... Questi sono tre in bicicletta, non c'entra niente. Questa è la Brasserie Amarcord. Bellino, sulla strada, posizione strepitosa perché laggiù, ragazzi, c'è il mare. Questa è la Lori, che non c'entra niente. Veramente, veramente carino. Andiamo, ragazzuoli, che qui... Cioè, guarda già la maniglia della porta. La bottiglia di birra. Allora, poi vi spiego bene, poi vi racconto bene chi è... Chi sono questi, Allora... Pizzeria, dopo vi faccio raccontare per bene il discorso pizza e il discorso birra, eh? Allora, qua c'è una sala, qua c'è un'altra sala, bella, mi piace molto, ragazzi, e qua è dove mi sono messo io, di qua, perché mi piace di più. Adesso vi faccio vedere il menù qui, ragazzi. No, quella è la Lori, non è il menù. Il menù è qui. Queste sono tutte le pizze, date un'occhiata. Cioè, c'è da perdersi la vita. Tagliate, tartar, mezze maniche. E io mi sono preso il ragù di manzo, insalatone. E qui, ragazzi, qui si muore. Date un'occhiata, regular e maxi. Ovviamente noi abbiamo preso il maxi. Qui ci sono tutti i tipi di hamburger, possibili, immaginabili. Vabbè, bevande, caffetteria. E qua c'è lei, quella che abbiamo preso. 1,5 litri, mamma mia, quanto è bella, eh. Stasera si va di birra, cioè, ragazzi, 1,5 litri di birra. Se ce la finiamo, tocca chiamare un taxi per andare a casa, eh. Questo è il boss, cioè ci voleva, il boss ci vuole, cioè non è che il boss non può venire, e ha da dire una cosa molto importante, vada boss. Allora, le nostre birre sono alla spina, sono tutte dentro a delle sacche alimentari,
Praticamente, quando si bevono delle nostre birre alla spina, il CO2 è il suo naturale quando viene prodotta la birra. Perché con queste sacche noi non abbiamo bisogno di usare il CO2 come si usa normalmente, ma usiamo un compressore ad aria. La differenza è che da noi il sacco viene spinto dal compressore, mentre invece col CO2 la birra assorbe il gas e rimane molto gonfia. Ecco. E invece questa qui invece è proprio come... Infatti, come diceva lui, che non rimane, non ci si gonfia per niente. Esatto. Perfetto. Esatto. Di cosa vogliamo parlare? Questa è una porzione per due. Cioè una porzione, una per uno, no per due. Noi la mangiamo in due. Date un'occhiata, ci faccio vedere. No, questa è sempre la Lori, Cioè, io non so, guarda che... Ma cioè, guardate quanta... Madonna. E io ho scelto proprio questa perché, se guardate dal menu, c'è scritto ragù di manzo new. Quindi, tanta roba, mamma mia benedetta. Ragazzi, cominciamo a mangiare perché... Serviamo la signora prima, no? Come basta? Cioè basta così, quindi queste praticamente toccano tutte a me. La mia pistolina, la mia principessa. Va, dai, bando alle ciance, io mangio, raga. Perché qui... Allora, come al solito, andiamo alla degustazione senza formaggio prima, perché sono incassate. No, come al solito, allora, piatto della Lori. Piatto mio, e guardate quante ancora ne avanzate. Secondo me siamo sui 2,5, 2,60, 70 di pasta al crudo. Quindi siamo avanti, Guarda come la fuma. Un altro senza formaggio, Pasta bella duretta, come piace a me. Quindi al dente. Allora, è un ragù un po' strano, cioè nel senso che non è fatto da pezzi di carne, ma tutti pezzettini piccolini, quindi tutti tritati. Obiettivamente non sono abituato a mangiarla così, ma il sapore è quello che conta. Spettacolare, sapore spettacolare, ragazzi. Adesso però andiamo all'assaggio. Con un po' di formaggino, no? Allora. Lo sapevo. Formaggio tutta la vita. Tanto, ragazzi, il formaggio gli dà quella roba calcata. Quando la Lori tira giù un'altra volta, vuol dire che è buono. Credetemi, la conosco molto bene. Cali, ragazzi, si è incastrata. Si può non ne vuole. Allora, si è incastrata lì. Ecco. Operazione scastramento. Ma cazzo si è. Ma aspetta. No, l'hai sganciata. Ah! Cioè, si era incastrata lì. Con tutti. Ragazzi, fate attenzione adesso, perché la signorina per il biscottino farebbe carte false, quindi seduta, perfetto. Ecco la zampina. Cioè, quindi la sua zampina fa così, cioè un centimetro e mezzo da... Perché si stanca lei, no, ma perché si stanca. Si stanno allenando, bene. Questa forse è la parte più bella, ragazzi. C'è la birra dappertutto. Qui si fa un aperitivino, si mangia e poi... Raga, questo lo prendo, questo lo voglio. Ma sì, ma questo me lo deve regalare assolutamente. Sì, questo è preso, è mio.
Cioè qui capace che in due ci fottiamo un litro e mezzo di certo. No, cazzo. Sai, dopo quando andiamo giù a casa no, diciamo ma te in pesarese te t'arcor che si dice così in pesarese, ma te t'arcor, e l'altro risponde sì a marcord, si dice così in dialetto pesarese, sì a marcord, cioè te ti ricordi? Sì, mi ricordo. E secondo me Amarcord nasce da una cosa del genere, adesso glielo chiedo. No, ho capito, cioè, Amarcord è proprio il concetto di... Mi ricordo, no? Sì, sì. Ma proprio in dialetto pesarese. Romagnolo. Romagnolo, ma noi siamo di Pesaro, siamo romagnoli, che vuoi? Ecco, vedi? Deriva dal film di Fellini. Sì, l'Amarcord. Vedi? Infatti, dire c'è la Gradisca, la Tabacchiera, la Madonna. Certo. Capito? Perché lei è invidiosa, e per lei pugliese, se di cosa parliamo, è di Foggia. Però si sente romagnolo. Vedi, per noi siamo romagnoli. Di Valentino dicono sempre che è romagnolo. Vedi, no. Beh, non c'entra niente, però vabbè. Siamo ai confini, i migliori sì, sono sì. I confini. Sei capito? Da Foggia, sì. Cosa vogliamo parlare? Vuole essere ripresa di dire? Vuole dire qualcosa? Aspetta, ecco. Didi, puoi dire? No, non dici niente. Si esprime bevendo. Madonna. Buon divertimento, ragazzi. Sì, ci divertiamo sicuro. Peccato che purtroppo, allora, non lo schiacciamo molto l'hamburger quando è intero. Per tagliarlo l'abbiamo leggermente schiacciato. Non fa niente. Però, doppia carne, doppi ingredienti, ma l'uovo, perché vengono messi sia un ingrediente sopra e sia il secondo altro ingrediente. Okay. Però l'uovo a tegamino è solo uno. Sì, però mi spieghi perché questa è più grossa e questa è più piccola, perché ovviamente... Me l'hanno tagliato. Perché questa è per lei. Per me? Sapevo io. Meno male. Certo. È devastante, ce lo siamo già fatti tagliare perché così... Ovviamente l'hanno tagliato a regola d'arte, cioè nel senso questo è per me e questo è per la Lori. No, a parte non sembra fritto, sono al forno. Buono. Però sono al forno. Buono. Allora, siamo partiti dalle patate, raga. Tanta roba. Guarda che patata. A chi non piace la patata? Boh, qui per cortesia non facciamo commenti, ho dovuto girare la telecamera perché la Lori già ha guardato storto. Andiamo. No. Mamma. Ragazzi, mamma mia. Guardate che roba. Ma un panino burger fatto da loro ai semi misti, guardate i semi, raga. Spettacolare. Insalata, pomodoro, bacon, cheddar e uovo fritto e salsa burger. Tanta roba. E non ci resta altro che dargli un morso di quelli devastanti. Un bel morsone, ragazzi, questo bisogna che lo togliamo perché sennò... Raga, la carne è buonissima, ben cotta, doppio hamburger, scusate, con l'uovo fritto, bacon, salsa cheddar, pomodoro e insalata. Una roba spettacolare, il pane è fatto da loro con i semi vari sopra, ma guarda che roba. Ragazzi, io sono sfinito, non ne posso più. Allora, la Lori avrà sì mangiato la parte sua, sarà stata da 130-140 grammi di carne, più o meno. Io tutto il resto, fino ad arrivare a 360. L'uovo era tutta la parte mia, è vero, l'uovo ce l'avevi poco. Raga, un po' ne lascio. Non me la sento più, ne posso più. Ragazzi, ho fatto una cazzata. Porca miseria, mi aveva portato anche la maionese. Non l'ho messa.
Vabbè, non andava bene così. Sono un po' pirla, ma non fa niente. Forse così tanta roba non l'ho mai mangiata fino adesso, eh? Tanta roba, altro che porzioni giganti. Qui siamo a porzioni esagerate, super esagerate, troppa roba. Comunque ragazzi, abbiamo trovato un altro posto dove mangiare porzioni giganti, ma la birra mi hai tirato. Giuro che non è preparato. Hai detto, se ho il microfono ce l'ho io. Lei parla piano per non farsi sentire. Il microfono ce l'ho io, praticamente avrete visto il movimento labiale dove lei ha detto giuro che non è preparato. Però le patatine comunque le ha fottute tutte lei. Io ne ho mangiate due, tre. Sì. Tre. Ora solo per darvi una notizia, io non lo prenderò, lo facciamo prendere a Lori, no veramente stiamo scoppiando veramente. Ci sono 12 dolci, 12. Vi do un'indicazione di quello che mi potrebbe piacere, che mi ha ispirato. Cannelloni golosi, quindi croccante di frutta secca con cremoso di pistacchio, frutti di bosco e gelato di crema. Vabbè, tortino caldo al cioccolato, ok. Zuppa inglese, tiramisù nel bicchiere, Sicilia nel bicchiere, cannolo siciliano sbriciolato, ricotta siciliana, arancia candita, cremoso di pistacchio e perle croccanti al cioccolato. Tanta roba, tanta. Guardate la scena, la Lore è andata un attimo in bagno, guardate Cali. Puntata lì, guardate che roba. Che sta aspettando la Lori, che è andata al bagno là. È incredibile, guarda. Guarda, guarda, guarda. Cali! No, è andata via la Dada. Sta arrivando la Loredana, eh. Guardate, eh. Guarda, guarda. Capirà, è andata via un minuto. So. Guarda, 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 guarda. Scusate ragazzi se non l'ho tirato fuori per niente stasera, ma mi ha fatto un po' incazzare, capito? E quindi l'ho lasciato in macchina, anzi l'ho lasciato dentro lo zaino, che mi ha fatto arrabbiare, perché mentre, ecco, mentre veniva su in macchina ha cominciato a fare i capricci, capito? A tirare capricci, prima poi mangiavo, poi mentre venivamo su a Rimini a mangiare, il principe ha cominciato a dire no pa, non mi va niente, non voglio niente da mangiare, capito? Questo è, e così non va bene, eh? E quindi è stato in macchina. Siccome noi siamo dei sgulfanati, io e quell'altra sarebbe lei, eh? Guardate che cazzo abbiamo preso, praticamente la meringa con panna, amarine. Cos'è questa, la meringa? Amarina e gelato di crema, che è quello lì sotto. Questa è tutta panna. Mamma mia, non toccare, non toccare, fermali. E questa è la crema, panna, crema e meringa, ferma. Questa sbrana subito. Guarda, guarda che roba, ragazzi. Dio un po'. Ma qui è la meringa sopra, meringa sotto. Ma come fai a rompere? No, togliela quella. Sennò... ma schiacci tutto il sotto, guarda che casino che lei ha fatto. La facciamo a pezzettini. Ma non schiacciando col coso. No, non schiaccia. No, non schiaccia, cioè la parte sotto praticamente si è sbrandellata in tutto il piatto, guarda, guarda. Che casinara, mamma mia. Porca troia, con le amarine di Cantiano. Mamma mia. Ci vuole provare a mettere un pezzo di crema. Gelato la crema. Kg, ragazzi. Mi ha finito anche tutta la birra. È una roba impressionante. Mi tocca bere l'acqua. Cioè mi ha finito tutta la birra. Praticamente il dolce ho mangiato solo la meringa. La panna niente, la crema niente, c'era rimaste, ma è incredibile, c'era rimaste, come si chiamano, le amarine. Io ne ho mangiata una, ce n'erano cinque, le ha mangiate tutte lei. Impressionante, impressionante. Va, guarda io cosa bevo, l'acqua. Ancora, cosa vuoi?
Ma invece di dare i bacini a lui, dagli a me i bacini, non capire. Oh, siamo entrati che era buio, sì che vero che era buio, che era giorno, si usciamo che è buio. Allora, conto, premesso che ovviamente le super porzioni le abbiamo mangiate in due, quindi sia il primo, sia la birra, vabbè lascia stare la birra che lì proprio abbiamo esagerato, l'abbiamo fatto proprio giusto per fare il video, quindi sia il primo, sia la birra, sia il super hamburger, e ovviamente ci si mangia in due, quindi il prezzo che vedrete ragazzi è per due persone, non per una, perché io mai sarei riuscito a mangiare un primo così e un hamburger così senza la Lori, no? Il dolce non ne parliamo, perché il dolce non l'ho mangiato, perché praticamente l'ha divorato lei, perché quando c'è la panna la Lori sviene. Beh, benissimo. Allora, conto, lo leggiamo insieme, se vedo. Allora, due coperti 3 euro, quindi 1,50 euro, pochissimo. È vero che non ha portato il pane, però giustamente, ok. Mezze maniche al ragù, allora, 12 euro, più 1 euro di abbondante, quindi quei 50-60 grammi più che ci sono. Ragazzi, sta per scatenarsi una super tempesta. E siamo a 13 euro. Poi il maxi hamburger, che è 360 grammi di carne, 19 euro. Poi il dessert, quello che io non ho mangiato, ma ha mangiato la Lori, 7 euro. Poi, allora, la caraffa, qui ovviamente ragazzi il prezzo sale perché la caraffa è venuta a 17,50 euro, ma è un litro e mezzo di birra, un litro e mezzo. E poi abbiamo preso i due caffè, 4 euro. Quindi ragazzi, per un totale di 66,50 euro. Lo vedete, scusate ragazzi, ma c'è un vento assurdo. Guardate che tempo dietro, raga, guarda che roba. Madonna mia, guarda che roba. Quindi io direi che secondo me ci sta alla grande come prezzo, perché 66 euro, togliete 17 euro, magari mettetevi anche 3-4 euro di un'altra birra normale, quindi secondo me veniva sui 50 euro, e per quello che abbiamo mangiato e per quanto abbiamo mangiato ci sta alla stragrande. Quindi ragazzi, consigliatissimo, Brasseria Marcor da Rimini, andate, io ve lo consiglio, io, Lori, andate. E Cali, vi consigliamo Brasserie a Marcor, e anche mio figlio che è dietro lo zaino perché mi ha fatto incastrare. Ciao ragazzi!